Buongiorno a tutti, eccoci con un'altra intervista dalla Mobile Meeting Exhibition, la seconda edizione dell'incontro tra industria, canali retail e dealer organizzato da Top Press. Siamo allo stand di CrossCall con Giancarlo Aletti, product manager dell'azienda, che ci introdurrà ai prodotti sui quali l'azienda punterà in questi prossimi mesi. Bene, grazie a tutti, buongiorno. Allora, sicuramente le novità più importanti, o perlomeno la novità più importante, è la nuova veste dell'azienda, che è riconosciuta sul mercato e che distribuisce da oltre 10 anni con il brand Sagencom, però ha appunto queste innovazioni tecnologiche specifiche che spostano l'attenzione dei prodotti home cinema e home entertainment in outdoor, quindi all'esterno. Tra tutte queste varie innovazioni tecnologiche, che ovviamente concentrano tecnologia, software e praticità d'utilizzo, abbiamo sicuramente il nuovo drone 3D Robotics Smart Drone, l'unico drone sul mercato equipaggiato con 2 CPU integrate che lo rendono perfetto in qualunque tipo di ambiente venga utilizzato, con delle specifiche avanzate incredibili che ne fanno uno tra i principali brand del mercato. Ma non abbiamo solo il drone, che però racchiude tutta questa specifica di tecnologia, ma abbiamo anche la gamma dei telefoni CrossCall, una gamma completa che parte da un telefono feature phone, quindi un telefono cellulare normale, tra cui anche lo Shark, che è l'unico telefono al mondo che galleggia, fino a una gamma completa di smartphone, tra cui il Tracker S1 oppure il Tracker M1, che si identifica per delle specifiche tecniche importanti, tra cui il GPS integrato con il GLONASS per poter essere geolocalizzati in qualunque tipologia di ambiente ci si trovi, per poter essere utilizzato come un normale telefono cellulare. Perfetto, quindi un'offerta molto particolare, molto interessante. Parliamo ovviamente di outdoor, come dicevi prima, quindi immagino che il mercato, diciamo, il periodo estivo sarà un periodo sicuramente interessante per voi. Come pensate di approcciarlo in termini di strategie e iniziative specifiche sul canale di distribuzione? Allora, sicuramente riteniamo che sia importante ritornare a dare valore al negozio, quindi il negozio come elemento principale che deve tornare ad emozionare il cliente, quindi faremo tutta una serie di attività e cercheremo di supportare questo per poter dare valore aggiunto al negozio e portare i clienti, perché effettivamente abbiamo un range di prodotti che è ideale per l'outdoor, che può aiutare in questo anche la vendita nel negozio. Perfetto, grazie. Parliamo dell'evento, un minuto soltanto per raccontarci, per sentire la tua opinione su un evento di questo genere, sull'utilità di un evento di questo genere e eventualmente un messaggio che stai cercando di trasmettere ai partner di canale o alle persone e contatti che incontri oggi. Ma ben vengano questi eventi, perché ci mettono in contatto con i vari partner, le varie aziende, e ci danno l'opportunità a tutti quelli presenti di poter spiegare, di poter presentare quelle che sono le varie innovazioni tecnologiche, e soprattutto ci danno l'opportunità di poter far sentire la presenza ammirata poi a quelli che sono i vari sviluppi di canali, i vari sviluppi del mercato. Noi siamo presenti, noi ci siamo e siamo attenti ad ogni richiesta del mercato, sempre, ribadisco, una particolare attenzione a ritornare verso il negozio perché possa emozionare il cliente. Perfetto, grazie mille. Allora, grazie Giancarlo della tua disponibilità. Arrivederci alla prossima intervista.